Un saluto amici dalla Valle di Gresta, l'orto biologico del Trentino. Siamo in piena raccolta in un'annata che, devo dire, ha dato molte soddisfazioni ai nostri produttori. E sono con Wanda Rosà, produttrice e presidente del consorzio ortofrutticolo qui della Valle. Dunque una stagione ottima dal punto di vista dei risultati. Direi proprio di sì, siamo in piena raccolta adesso di patate, carote, cavolo cappuccio, sedano rap, poro, ortaggi di questa stagione. Comunque direi quest'anno un buon raccolto. Un dato importante, Wanda, è che la Valle richiama l'interesse dei giovani, perché questo è anche un momento in cui le giovani generazioni stanno ritornando almeno in parte all'agricoltura. Anche il momento storico che stiamo vivendo pone la Valle di Gresta all'attenzione di coloro che scelgono ad esempio il ritiro, la qualità della vita, quindi stiamo vedendo delle esperienze giovanili interessanti. Ma direi una scelta anche molto importante per il consorzio, sicuramente un futuro, perché altrimenti senza i giovani il consorzio andrebbe a perdersi e a morire. Un interesse, un ritorno all'agricoltura che sicuramente il giovane apprezza e anche il territorio ne risponde vedendo il campo lavorato. Vedremo un'esperienza di rapporto diretto con il consumatore. So che voi seguite molto, no, questa filosofia di avere dal campo alla tavola, come si dice, cioè la biocesta, che vi permette di offrire i prodotti di stagione e di raggiungere capillarmente le singole famiglie. Sì, è qualche anno che stiamo appunto facendo questa cesta di prodotti biologici della Val di Gresta, ovviamente di stagione, e il consumatore l'apprezza tantissimo. I punti sono all'interno della GDO, ma comunque sia il consumatore riconosce la nostra biocesta e sulla prenotazione facciamo anche questo. È giusto dire, Wanda, che se aveste ancora più prodotto, cioè se ci fossero ancora più produttori, ecco, avreste già il mercato. Sì, e noi abbiamo tanta richiesta che non riusciamo a soddisfare tutti i nostri clienti. Comunque sia, l'ingresso di questi giovani fa sì che ci sia continuità e mi auguro anche per il futuro che aumenti la produzione. Grazie Wanda, abbiamo parlato dei giovani che adesso andiamo a conoscere. Parliamo di giovani e agricoltura, raccontando la storia di Alessandro e Isabella. Alessandro, so che sono anni che ti occupi di agricoltura, ma provieni da altre esperienze. Cosa ti ha spinto a scegliere la terra? Ma per me è sempre stata una passione. Io avevo qua mio nonno, papà di mio papà, che sono sempre piantati le patate, qualche cavolo, poi il papà di mia mamma di Aldeno, e ha sempre avuto le viti. Io fin da bambino mi hanno sempre portato in campagna con loro il pomeriggio, quando i miei genitori mi lasciavano con loro, e poi ho voluto provare, insomma, un'esperienza, ho voluto provare a essere, diciamo, improprio. E hai capito, ecco, che questa è la tua strada? Ma a me piace, è sempre stata una passione. Poi ormai sono 5 o 6 anni. I primi anni sono stati un po' difficili, diciamo, perché ti manca l'esperienza, non sai come fare, non sai come comportarti. Dopo, adesso piano piano si va sempre migliorando, insomma. Vi stiamo vedendo intenti nella raccolta del cavolfiore, che è una raccolta particolare perché non si fa tutta in una volta. No, questa è la seconda volta che vengono passati, perché non sono uniformi. Uno viene grande, l'altro resta piccolo, quindi un giorno sì, un giorno no, bisogna venire qua e tirare su, passarli, noi diciamo. Si raccolgono solo quelli più maturi? Sì, quelli più grandi, quelli a misura, quelli con la misura giusta. Qua ci sono le casse, vanno messe in queste cassettine qua, ecco. Di legno qua, in questo caso qua ce ne devono entrare 6, quando ce ne sono 6 sono a misura giusta, allora si vede un po' si guarda questo, quello più adeguato. Dal campo alla tavola sono già pronti? Sì, sono a posto. Un alimento ricco di vitamine, di ferro in particolare, quindi sappiamo che la Valle di Gresta insiste molto nel rapporto tra la qualità degli ortaggi e il benessere, la salute, ecco, del consumatore. Anche questo è un rapporto importante. Sì, noi siamo un'azienda biologica come la maggior parte qua, e abbiamo cercato di puntare, insomma, un pochino su questo. Sulla qualità del prodotto, dell'ambiente. Anche perché qua fare quantità è difficile. Quindi ci si differenzia, no? Sì. Diciamo così. Abbiamo qua il prodotto di montagna, biologico, ci cerca un po' di differenziarsi da dalle altre aziende, insomma, perché non è così facile qua fare quantità, insomma, si fa quel poco che si riesce.
Veniamo a Isabella, perché la sua è una storia particolare, perché Isabella ha scelto la montagna, esatto, anche per una questione affettiva. Esatto. E anche per qualcos'altro? Certo, la passione per l'agricoltura c'è sempre stata, anche per me è stata trasmessa dai nonni, dalla vita contadina che facevano i nonni. Poi la terra dà comunque sempre grandi soddisfazioni. Colpisce, devo dire, il fatto che nelle vostre giovani generazioni sia proprio la generazione dei nonni quella che condiziona spesso la scelta di restare in campagna o di tornare in campagna per investire nel futuro. Quindi la scelta del lavoro nei campi, beh, questa è la tua prospettiva. Esatto, sì. È anche una prospettiva, come dire, di libertà, di ambiente? Certo, è una vita all'aperto, è una vita sana, dà grandi soddisfazioni perché l'impegno che ci si mette nel coltivare la terra viene sempre ripagato e poi si mantiene l'identità del territorio, si mantiene l'identità della cultura, della gente che abita la Val di Gresta. Quello di Nicola Petrolli è l'esempio di un giovane contadino produttore qui della Valle di Gresta che ha investito anche in maniera cospicua. Attualmente, Nicola, quanta campagna stai lavorando? Attualmente siamo circa sui 10 ettari di coltivata. Beh, diciamo che per la Valle di Gresta sei un, come dire, un proprietario che ha una buona superficie. Sì, per essere in montagna. Sei grande. Insomma, grande no, ma una bella azienda, insomma. E ciò che colpisce è anche, come dire, la meccanizzazione, la tecnologia e gli investimenti che sappiamo essere anche impegnativi. Abbiamo iniziato ancora nel 2009 pian pianino a investire nell'azienda e un passo alla volta, insomma, adesso abbiamo un bel parco macchine che appunto ci permette di coltivare tutta questa superficie. Stiamo vedendo la trattrice con la sua dimensione, stiamo vedendo anche la nuova macchina per la raccolta delle patate, anche qui stiamo parlando di tecnologie che hanno la particolarità di garantire la qualità del prodotto finale. Sì, esatto, con queste macchine riusciamo a innanzitutto a fare più lavoro in meno tempo e dopo a riuscire a portare un prodotto bello senza doverlo rovinare. Attualmente vi vediamo impegnati nella raccolta appunto delle patate, ma quali saranno le raccolte successive? Ma adesso stiamo raccogliendo sì patate, poi nel frattempo abbiamo da raccogliere i cavolfiori, il cavolo cappuccio e la bieta da costa e poi diciamo qua a fine mese, speriamo anche un po' prima di riuscire a iniziare la raccolta delle carote. Patate e carote sono i vostri prodotti bandiera. Sì, le patate e le carote che appunto li abbiamo meccanizzati e riusciamo a fare un gran bel lavoro e anche in tempi ristretti, sempre se il tempo ci aiuta. Ciò che colpisce il nostro occhio è anche la qualità della terra, dà l'idea proprio di una fertilità in quota. Sì, qua siamo in una zona che la terra è bella fine, non contiene argilla e quindi il massimo direi per la raccolta meccanizzata. Con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it.
Nuovo Captur plug-in hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Solo a settembre tuo da 249 euro al mese grazie a oltre 8.000 euro di vantaggi. E con la Test Drive Experience provi la mobilità elettrica che fa per te. Concessionaria Alpin, a Trento in via Stella 9 e a Rovereto in via Betone 23. Anche Girovagando in Trentino fa parte del consorzio Euregio Media Group. Per la tua pubblicità. Queste piccole realtà produttive di montagna hanno ideato un rapporto diretto con il consumatore, anche perché il rapporto è abbastanza difficile se pensiamo alle multinazionali del cibo che operano non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Quindi è importante studiare anche delle soluzioni che creino dei vantaggi reciproci. Uno di questi potremmo dire che è questo della biocesta. Sono con il direttore del consorzio Matteo Cagliari. Cos'è dunque una biocesta? La biocesta è un articolo che il consorzio propone da qualche anno. È una cassettina che all'interno troviamo tutta la verdura di stagione e solamente biologica. E da dall'anno scorso abbiamo concordato con un gruppo della grande distribuzione del Trentino una biocesta un po' più limitata come capienza, sui 4 kg rispetto ai 7 kg che della precedente. È un prodotto molto apprezzato un po' da tanta gente. L'ordinazione si può fare tramite il nostro sito www.valdigresta.org oppure recandosi nei supermercati, site, soprattutto in qualche negozio dedicato che trovate sul sito internet. È importante cercare un rapporto con il consumatore che è un rapporto di fiducia, ecco, senza certo. I produttori di montagna non ci sarebbe questo ambiente, questo paesaggio, questo tipo anche di turismo, e dunque per voi è fondamentale, no, arrivare direttamente anche con le nuove tecnologie. Quali saranno dunque i nuovi sviluppi del mercato, del rapporto con il consumatore? Beh, noi collaboriamo con tantissime aziende, soprattutto del nord Italia. E l'unico fornitore che ci fa una programmazione a dicembre è la catena Ecor, che gestisce più di 500 negozi all'interno, diciamo, del territorio nazionale. E quindi negozi in natura. Stiamo parlando sempre di produzioni biologiche. Solo biologica. E ovviamente con la produzione integrata negli ultimi anni siamo ridotti tantissimo, perché ormai la produzione biologica copre l'85 e il 90% della produzione. La produzione annua all'incirca si aggira dai 18 ai 20 mila quintali, e diciamo insomma che quest'anno, soprattutto quest'anno, la partenza è molto buona. La stagione è stata buona non solamente per noi come agricoltori del territorio della Val di Gresta, ma un po' su tutto il territorio nazionale. Quindi siamo molto molto soddisfatti e siamo molto positivi per come potrà andare. Con Valentino Morandi, chef qui alle piazze di Ronzo Chienis, parliamo del rapporto tra la campagna e la cucina, tra i prodotti dell'orticoltura di montagna e la sua proposta, il suo menù. Beh, in modo particolare vorrei dire, Valentino, che sei affezionato proprio al territorio, a partire dalle materie prime, cioè dai prodotti orticoli. Certo, sì, sono affezionato a questa valle. Ancora dall'inizio ho avuto l'occasione dal comune di Ronzo di prendere in gestione questo ristorante, poi di conoscere tutti i contadini qui della valle che mi portano quotidianamente i prodotti della valle. Potremmo dire, Valentino, che la tua è proprio una conoscenza e un'amicizia, no? Certo, diretta. Certo, questo a me fa piacere. Poi dopo lo presento ai miei clienti che vengono da parti di tutta l'Italia ad assaggiare tutte le verdure della Val di Gresta.
sono delle verdure che posseggono delle qualità importanti, ad iniziare dalle vitamine, dal sapore e anche dalla fibra, quindi sono, come dire, si lavorano bene in cucina, si trasformano bene. Sì, 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 certo, certo. Quando hai un prodotto buono è facile anche far da mangiare, quando non hai un prodotto buono è difficile. Noi non facciamo i maghi, facciamo i cuochi, perciò quando abbiamo delle verdure buone, per noi è una strada libera che possiamo cominciare a far da mangiare. Devo dire, amici, che Valentino è anche un ottimo fungaiolo, infatti abbiamo proprio assaggiato anche nell'antipasto i funghi di questi boschi, di queste montagne, e naturalmente diciamo che gli ortaggi accompagnano sempre, certo. Li ritroviamo nei primi, negli gnocchi ad esempio, ma non solo, e attraversano tutti i piatti che abbiamo assaggiato oggi. Sì, sì. Allora, io dico che di prendere queste verdure e di trasformarle è facile. Voi venite in Val di Gresta, prendete dai contadini o dal consorzio, dove volete andare, e prendete e le fate da mangiare. Oggi ho fatto l'orzotto con le verdure, è un piatto semplice per noi cuochi perché resta lì fermo e si può aspettare, non ha problemi di cottura. Perciò questo a noi volevamo far sapere alla gente. Venite in Val di Gresta e assaggerete le verdure veramente buone. Parliamo di ortaggi, ma anche di altri produttori del territorio. Sì, allora noi abbiamo anche qua delle farine, abbiamo l'orzo, adesso ci sono dei signori qua che hanno impiantato il grano per fare la farina di grano, e si sta evolvendo la situazione. Noi adesso creeremo qualcosa, insomma, sono arrivato da poco e devo farmi ancora dentro nel tessuto del paese, perché bisogna credere anche nel paese di Ronzo. Perciò sicuramente andando avanti creeremo delle cose belle. Tra l'altro dobbiamo ricordare magari un evento in collaborazione con l'Associazione dei Cuochi. Sì, allora il giorno 27 di settembre, la domenica, alle ore 15, ho colto l'occasione di questa grande manifestazione che c'è a Ronzo Chienis con il consorzio, degli assaggi di verdura con l'Associazione Cuochi Trentini, con il mio amico caro presidente Stefano Goller, e con Maurizio Zanghielli del Peperoncino Trentini e con dei miei amici che faranno la polenta di patate. Valentino, noi siamo affezionati a questa dimensione familiare. Siamo affezionati, devo dire, anche alla tradizione italiana, alle trattorie, alle osterie, alla semplicità. E la tua cucina, non credo di sbagliarmi, si ispira proprio a questa filosofia. Sì, certo. Ho voluto arrivare in Val di Gresta per fare queste cose. Sicuramente magari ci metterò un po' di più tempo del grande ristorante, però qui c'è la famiglia, c'è tutti quanti che ci seguono, e anche i vini vado a cercare. Io non faccio chilometri zero, anzi ne faccio tanti chilometri ad andare a cercare le cose in tutto il Trentino. Vado in Val di Rabbi, vado in Val di Peio, vado a Levico e vado a cercare queste cose, insomma. La Valle di Gresta possiede un patrimonio straordinario che è rappresentato dai terrazzamenti. Potremmo dire che è una valle rurale terrazzata dal basso verso l'alto. Questo patrimonio dovrebbe diventare parte intrinseca del prodotto agricolo, cioè un valore aggiunto, perché il terrazzamento significa stabilità del territorio, ma soprattutto significa storia, tradizione e paesaggio. Loris Simonetti, presidente del biodistretto della Valle di Gresta, partecipa a un progetto, Terre di Gresta, che punta proprio al recupero di queste antiche architetture. Sì, ero dal 2018 un gruppo di lavoro composto quasi esclusivamente dalla Valle di Gresta con dei tecnici esterni, ha lavorato a questo riconoscimento e che ci permette di dare valore alla ruralità e all'agricoltura della Valle di Gresta. Per
poter permettere di fare l'agricoltura in Val di Cresta, che è in discesa, si è dovuto alla creazione dei muretti, i quali muretti hanno un valore architettonico molto superiore, cioè costruire i muretti è un'energia di fatica superiore a costruire gli stessi paesi stessi, ha un grosso patrimonio di fatiche e di volontà del passato che va salvaguardato, mantenuto, a condizione sempre che l'agricoltura col metodo biologico, che è la forza della Val di Cresta, continui questo suo percorso. Voi Loris in questi giorni avete ricevuto un importante riconoscimento che potrebbe aprire la strada per fare di questi terrazzamenti un patrimonio per l'umanità. Sì, questo è l'obiettivo. Diciamo che siamo nel riconoscimento, siamo nella prima fase, cioè il riconoscimento impone la volontà dei paesani, della comunità stessa, delle istituzioni, di fare un cammino proprio di investimento in modo che le risorse naturali, agricole e ambientali vengano, apportino a una progettualità diversa, sia di crescita nel mondo agricolo, in particolar modo anche nel mondo turistico, perché lo scopo, una delle cose che si vorrebbe portare avanti, è un turismo di comunità, che è una cosa nuova che sta emergendo all'interno di questo gruppo di lavoro, e con lo scopo di creare un nuovo modo di fare turismo. Il muretto a secco, Loris, non rappresenta solo un dato estetico, sostiene, come dicevi, il terreno, consente una coltivazione più pianeggiante e poi naturalmente tutti gli effetti idrogeologici, e poi è anche un incubatore di biodiversità. Quindi si tratta di rispettare anche la costruzione ingegneristica, vorrei dire, ecco, di queste strutture nel segno della tradizione, per non banalizzarli o per non mettere in campo delle, come dire, dei ripristini, delle ristrutturazioni errate. Il muro a secco, per la sua caratteristica, è una costruzione architettonica importante nella cultura contadina. Il valore sta sulla tipologia di costruzione. Ci sono dei sassi più grandi nella parte bassa, i sassi piccoli dietro, che creano una struttura architettonica estremamente interessante e importante. Il suo vantaggio è che il muro a secco in qualche modo costa meno, ma il vantaggio sta nel fatto che si può fare senza la presenza di più persone. Se nella costruzione del muro a cemento, che dagli anni 70 ha iniziato, energeticamente costa di più, e inoltre ci sono più persone che devono operare. Invece il muro secco, non avendo il cemento che diventa, che si secca, ha una tempistica più naturale e più adatta, diciamo, alla cultura contadina. Torniamo da Vanda Rosà, anche perché abbiamo visto che sempre di più i prodotti di montagna interessano alla ristorazione, un dato importante, ma soprattutto diciamo che il consumatore è sempre più attento alla salute, alla salubrità, quindi diciamo un momento particolare per il biologico. Anche a livello di ristorazione vediamo questo buon risultato che riusciamo a fornire ai nostri prodotti, e anche il consumatore, direi, molto più attento a ciò che consuma e a ciò che mangia. C'è un appuntamento che ha creato una tradizione, che è la mostra mercato autunnale. Quest'anno non si svolgerà, visto il momento particolare che stiamo vivendo. Diciamo che il 50° anniversario viene solo rimandato. Il 50° della mostra mercato vi aspetta per l'anno prossimo. Grazie a Vanda Rosà e a tutti gli amici della Valle di Cresta anche per questa splendida giornata che abbiamo vissuto. Continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it e sui nostri social. Come sempre l'appuntamento si rinnova alla prossima settimana. Arrivederci.